Il pool sportivo in collaborazione con il GR1 presenta Tutto il calcio minuto per minuto a cura di Guglielmo Moretti. Gentili ascoltatori, buongiorno. Dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi stiamo per collegarci con i seguenti campi: Bologna per Bologna-Torino, Torino per Juventus-Genoa, Firenze per Fiorentina-Lazio, Genova per Sampdoria-Milan, Terni per Ternana-Atalanta. Ai microfoni sono Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Claudio Ferretti, Alfredo Provenzali e Ezio Luzzi. Il risultato dei primi tempi via Bologna. Attenzione Bologna. Bologna non risponde. Attenzione, vogliamo passare a Torino allora un attimo? D'accordo, è terminato il primo tempo al Comunale di Torino. Le squadre stanno tornando sul terreno di gioco per disputare la ripresa con questo risultato parziale. Juventus 1, Genoa 0, a voi Firenze. Risultato del primo tempo a Firenze, Fiorentina 0, Lazio 1, a voi Genova. Sampdoria 0, Milan 0, a voi Terni. A Terni, Ternana 2, Atalanta 0, a voi studio. E qui è lo studio che chiama ancora Bologna. Enrico Ameri? Ameri? Allora prego il tecnico Burnacci, se vogliamo telefonare a Bologna per cortesia. Soltanto un attimo, mi scuso con gli ascoltatori. Vi diamo intanto gli altri primi tempi. A Milano, Internazionale 1, Catanzaro 0. A Napoli, Napoli 1, Verona 0. A Perugia, Perugia 0, Foggia 0. A Roma, Roma 1, Cesena 0. Proviamo ancora con Bologna un attimo. Sì, pronto? Sì, Enrico, scusami. D'accordo, sì, scusi, chiediamo scusa anche noi ai nostri ascoltatori. Il risultato del primo tempo è iniziato da poco, il secondo è il seguente, Bologna 0, Torino 1. A te, Bortoluzzi. Bene, Ameri, allora tieni pure la linea, andiamo in breve con le note di cronaca. Sì, allora diciamo innanzitutto che la partita non ha mantenuto le promesse della vigilia. Quanti si aspettavano di vedere un bel confronto tra due squadre agguerrite, decise a battersi per una supremazia, sono rimasti delusi. L'importanza dell'incontro forse si è fatta sentire con un certo nervosismo che è trapelato tra le file delle due compagini fin dalle prime battute della partita. Non ci sarebbe molto da raccontare come episodio di cronaca, ma due fatti molto importanti e su cui si parlerà molto hanno caratterizzato questo primo tempo, due fatti su cui è chiamata a decidere la ripresa cinematografica o comunque ogni ripresa fotografica. Gli episodi si riferiscono ad un atterramento di Graziani in aria ad opera di Cresci e al gol del Torino, che è andato a rete con la difesa del Bologna completamente ferma, credendo i difensori rossoblù che Graziani fosse in fuorigioco. Detto questo, passiamo rapidamente alla cronaca del primo tempo. Ricordiamo che non gioca nel Bologna Bellugi, il quale risente ancora di un dolore al ginocchio, e quindi la formazione del Bologna è piuttosto rimaneggiata. Arbitra Menegali, lo stadio è gremito, sono presenti 50.000 spettatori ad assistere a questa partita. Per 10 minuti, ripetiamo, non succede assolutamente nulla di notevole. Al 12esimo, pericolosa azione del Bologna, che scende a rete con scambi tra Groppe e Rampanti, con tiro finale di Clerici, che riceve sulla sinistra e obbliga Castellina ad un tuffo sulla sinistra per deviare in angolo. Al 15esimo, uno degli fatti che abbiamo già raccontato, Pecci lancia in aria Graziani, sul quale interviene Cresci in un tentativo di rovesciata e lo atterra, Menegali fa cenno di proseguire. Intanto Zaccarelli, in seguito ad uno scontro, sanguina compiosamente dalla ferita che si era prodotta recentemente e che era stata suturata. Al 17esimo Pecci tenta di sorprendere Mancini con un tiro dal limite, ma il portiere subito blocca a terra. È Maselli al 21esimo a tentare la via del gol in prossimità dell'area avversaria, ma la fiondata va oltre la traversa. Al 23esimo, per un intervento falloso su Graziani, è ammonito ufficialmente Cereser dall'arbitro Menegali. Ma diciamo subito che sono stati ammoniti, oltre a Cereser, altri 4 giocatori. E cioè precisamente Roversi, Clerici e Pulici. Il Torino passa in vantaggio al 26esimo, mentre ripetiamo, la difesa del Bologna resta ferma e sicura del fuorigioco di Graziani. E certamente il Torino segna di testa raccogliendo un passaggio di Zaccarelli che ha ricevuto su punizione da Pecci. Ancora da registrare, al 39esimo un tiro da 30 metri di Graziani deviato in tuffo da Mancini, un tiro di Clerici che, ostacolato da Mozzini, manda fuori, e infine il pareggio mancato da Gropp al 45esimo su azione pozzato Clerici. Con l'estremo destro Gropp devia debolmente verso Castellini, che para in tuffo. È tutto da Bologna, mentre il secondo tempo ha avuto inizio da 2 minuti, il risultato è sempre di 1-0 per il Torino, rete, ripetiamo, di Graziani. A te Ciotti. Benissimo, Mary, riprendiamo la linea da Torino mentre si gioca il terzo minuto della ripresa, siamo cioè un minuto in anticipo rispetto al campo di Bologna. La Juventus è sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Boninsegna al 25esimo ovviamente del primo tempo. Giornata serena, temperatura molto mite, terreno ottimo, Riccardo Lattanzi dirige davanti a 40.000 spettatori. Cronaca: al secondo minuto Girardi fermava in tuffo un sinistro di Bettega da media distanza, al nono bloccava una bella girata di destro di Causio su cross di Scirea, all'11esimo ribatteva un tiro di Boninsegna da non più di 3 metri su un cross da destra sul quale per la verità la difesa genoana aveva un po' pasticciato. Al quarto d'ora terminava di pochissimo alto una bella conclusione di Tardelli
e un minuto dopo scattava il primo contropiede rosso-blu, concluso da Rizzo con un bel destro dai 13 metri, che terminava di poco a lato. Al 25esimo arrivava il gol. Rizzo controllava male sulla tre quarti destra, dando via libera a Gentile, al quale peraltro non riusciva ad impedire il cross. Si avventava Bettega, mettendo fuori causa Girardi e deviando verso Boninsegna, che con una estirata allungava il destro e metteva in rete. Dopo aver controllata la breve reazione genoana, la Juve impegnava ancora Girardi con due tiri da fuori di Marchetti e Causio rispettivamente al 29esimo e al 30esimo, mentre un forte destro di Benetti al 34esimo terminava alto. Al 41esimo Benetti ci riprovava con un sinistro al volo e questa volta il bersaglio veniva mancato di un soffio. Al 42esimo Marchetti, ben servito da Causio, sparava su Girardi in uscita, che riusciva a deviare oltre il fondo sull'angolo di Causio. Testa di Bettega e nuova parata, questa volta impresa di Girardi. C'è ora un angolo in favore della Juventus. Vediamo che però Riccardo Lattanzi non è del parere del suo collaboratore, quindi niente di fatto, siamo al quarto minuto, sempre 1-0 per la Juventus a Teferretti. A Firenze siamo al secondo minuto del secondo tempo, la Lazio in vantaggio per 1-0, gol di Giordano al 32esimo del primo tempo, circa 40.000 spettatori per la prima partita in casa della Fiorentina, la formazione è la stessa di Cesena. Anche la Lazio è quasi la stessa rispetto a domenica scorsa, rientra però Garlaschelli al posto di Rossi. Martini non figura nemmeno in panchina, arbitra Barbaresco, la giornata è molto bella, la partita molto meno. La cronaca attacca ovviamente la Fiorentina e al sesto Antonioni effettua uno dei suoi soliti gran tiri da lontano cercando l'incrocio dei pali, fuori di poco. Replica Garlaschelli un minuto dopo mandando sul montante esterno da buona posizione, libero sulla destra appena in area di rigore. Al quindicesimo grossa occasione per la Fiorentina, cross da Caso a Desolati, libero al centro. La difesa laziale riesce a chiudere all'ultimo momento e il tiro viene rimpallato. La Lazio è molto coperta ma anche piuttosto fallosa. Al ventisettesimo un bel cross spiovente di Garlaschelli taglia la difesa viola ma non c'è nessuno a raccogliere. Un minuto dopo la Lazio può segnare, scambio d'amico Garlaschelli in area, tiro pronto dell'ala ma Della Martira salva quasi sulla linea. E al 32esimo la Lazio segna per davvero, bel cross di Ammoniaci che trova Giordano in area, libero sulla sinistra, colpo di testa millimetrato del centravanti, pallone che colpisce lento la base del palo opposto e va in rete, 1-0 per la Lazio. Limitata la reazione viola, 36esimo cross di Zuccheri per Bertarelli, colpo di testa e parata facile di Pulici, al 39esimo da Antonioni a Desolati che sbaglia la rovesciata, palla a Bertarelli che in diagonale manda alto. Al 43esimo la Lazio deve però sostituire Giordano, che ha segnato il gol, il quale accusa uno stiramento con Rossi, anche se l'altoparlante annuncia Lopez. I calci d'angolo sono 4-4 tra le due squadre, il punteggio 1-0 per la Lazio, siamo ora al quarto minuto del secondo tempo, a voi Genova. A Genova siamo già al 12esimo del secondo tempo, invariato il risultato 0-0 fra Sampdoria e Milan. Rapidamente per quanto riguarda il primo tempo, ritmo tutt'altro che elevato, qualche occasione da entrambe le parti ma prevalenza di gioco a centrocampo, con le due squadre che badano più a coprirsi che a sbilanciarsi in avanti. In effetti nella parte centrale del primo tempo c'è stato un tentativo della Sampdoria di attaccare con più continuità, ma nonostante la buona vena di De Giorgis, tiri molto pericolosi verso Albertosi non sono stati scagliati. Arbitra Agnolin, gli spettatori sono quasi 30.000 e il tempo è buono. Cronaca essenziale: al terzo gran tiro di Biasiolo dal limite, rimedia in corner cacciatore, subito dopo è Saltutti a non riuscire a deviare di testa un bel cross di De Giorgis. Al settimo altro intervento felice di cacciatori su Biasiolo. Al decimo De Giorgis alza di poco sopra la traversa, poi tiri di Savoldi, Tutino e De Giorgis. Al 24esimo staffilata di Maldera para cacciatori, al 32esimo cross di Gorin testa di Silva, Lippi respinge sulla linea di porta. Al 34esimo Bette zoppicante da 2-3 minuti, esce e lascia il posto a Sabatini. Avvio del secondo tempo con decisamente più iniziativa da parte della Sampdoria, adesso il gioco è fermo per un giocatore della Sampdoria che era a terra, ora si rialza, dovrebbe riprendere. Nient'altro di particolare da segnalare, siamo già al 13esimo minuto del secondo tempo col risultato di 0-0 fra Sampdoria e Milan, a voi Terni. Conferma il risultato del primo tempo, Ternana 2 Atalanta 0 al sesto minuto della ripresa, la Ternana ha conquistato il suo doppio vantaggio nel giro di 2 minuti dal 39esimo al 41esimo sfruttando l'arma del contropiede, una doppia ingenuità della difesa avversaria. L'Atalanta è capitolata la prima volta su autorete di Percassi, che nel tentativo di evitare un intervento del centravanti Zanolla allungava indietro di piatto al proprio portiere, ma lo trovava a mezza strada, sicché la palla lo scavalcava e si infilava nell'angolo a Palombella. 1-0 e palla al centro, azione travolgente di Frazzoni sulla destra, cross a filo d'erba per Moro che il libero Rocca sgambettava senza esitazione. Rigore, gran tiro di Rosa dagli 11 metri e palla al centro per la seconda volta nel giro di 2 minuti. Fino
fino a quel momento le squadre avevano giocato a tutto campo senza comunque importunarsi eccessivamente. Il pericolo più grosso lo aveva corso il portiere Ternano Nardin, che aveva salvato con un ardito intervento sui piedi di Rocca. Il campo è ottimo, fa caldo, angoli 4-2 per la Ternana che, ricordiamo, conduce sull'Atalanta per 2-0 al settimo della ripresa. Arbitra Trinchieri, a voi studio. Bene così Luzzi, ora prima di passare alla linea Bologna altri brevi cenni di cronaca. A San Siro, Internazionale 1 Catanzaro 0, 32esimo, rete di Anastasi di testa su cross di Oriali. All'inizio della ripresa Bini, Internazionale, è stato sostituito da Guida. Calci d'angolo del primo tempo 8-1 per l'Inter, terreno ottimo, 50.000 gli spettatori, arbitra il signor Lapi. A Napoli, Napoli 1, Verona 0, 12esimo segna Savoldi su rigore, un rigore concesso per atterramento in area dello stesso. Al 43esimo esce Chiarugi per leggero infortunio ed entra in campo Speggiorin. Angoli del primo tempo 3-2 in favore del Napoli, terreno buono, 70.000 gli spettatori, arbitra il signor Gussoni. A Perugia, Perugia 0, Foggia 0, 5-2 per il Perugia agli angoli, terreno buono, 18.000 gli spettatori, arbitra il signor Casarin. A Roma, Roma 1, Cesena 0, 38esimo, segna Musiello che raccoglie la palla dopo uno scontro Prati-Battistoni. Al 38esimo Cera del Cesena sostituisce Pepe infortunatosi. I calci d'angolo per la Roma 2-1, terreno buono, 40.000 gli spettatori, arbitra il signor Gonella. Passiamo alla situazione in Serie B, situazione al decimo della ripresa, Ascoli 0, Lecce 0, Avellino 0, Palermo 0, Brescia 2, Lanerossi 2, in questo istante ci rettificano, ha segnato ancora il Lanerossi, quindi a Brescia la situazione è questa, Brescia 2, Lanerossi Vicenza 3, Cagliari 0, Novara 0, Catania 0, Rimini 0, Modena 0, Spal 0, Monza 0, Pescara 0, Taranto 1, San Benedettese 0, Varese 0, Como 0, in Serie C Brindisi 0, Nocerina 0, Campobasso 1, Benevento 0. Altro punteggio in Serie B è cambiato in questo istante. A Cagliari, il Cagliari è in vantaggio sul Novara per 1-0. Abbiamo terminato dallo studio, linea da Mary. Sì, è il decimo minuto del secondo tempo qui al Comunale di Bologna. Conduce sempre il Torino per 1-0, ma il Bologna dall'inizio della ripresa sta attaccando. Al terzo c'è stato un cross di Nani, testa di Glop, parata di Castellini. Ha ripreso Clerici, ma debolmente a porta vuota, ha tirato verso la rete, difesa appunto da Castellini che era uscito fuori dai pali, e la difesa Granata è riuscita a salvare. Poco fa al nono Pozzato è riuscito a filtrare tra due difensori, ha tirato, ma il pallone è terminato di poco sul fondo. Tra poco vi daremo le formazioni delle squadre. Ora c'è il Bologna in attacco e sulla sinistra della rete difesa da Castellini, al limite dell'area, vicino al vertice superiore del rettangolo. Ecco un calcio di punizione per il Bologna, battuto, scatta Clerici, para Castellini, anticipando, anche perché Clerici poi non viene nemmeno saltato, l'azione del centravanti del Bologna. Vi diamo subito le formazioni delle squadre. Il Torino ha in campo Castellini, Danova, Salvatori, Patrizio, Sala, Mozzini, Caporale, Butti, Pecci, Graziani, Zaccarelli e Pulici. Per il Bologna stanno giocando ora Mancini, Roversi, Pari, se ricordiamo che è assente dal campo Bellugi, l'abbiamo già detto, e risente di un dolore al ginocchio. Cereser ha lasciato il suo posto all'inizio del secondo tempo a Valmassoi, pertanto Cereser per il primo tempo nella ripresa, e Valmassoi, Cresci, Nanni, Rampanti, Maselli, Clerici, Pozzato e Grop. Attendiamo ora di vedere l'azione che si sviluppa in questo momento sulla destra. È Rampanti che cerca di recuperare la palla, ma gliela tolta Pecci che gioca sul numero 7 del Bologna. Avanza Pecci nella posizione della sinistra, varca la linea mediana del campo, allunga in diagonale verso il centro. Intervento di Roversi che allontana la minaccia giocando su Pulici, ed ecco che in attacco Clerici, un colpo di tacco ancora verso il numero 6 del Bologna, scattato per ripassare prontamente verso il centro. Grop scatta in aria, viene messa a terra, l'arbitro Menegali facendo di proseguire, ed ecco sulla sinistra ancora la squadra del Torino in attacco. Scende Pulici, rincorre in questo momento il pallone, anticipato nella sua azione da Paris che raggiunge la palla e la devia poi verso il portiere Mancini, uscito dai pali, recupera e mette in azione in questo momento Roversi. Il capitano Bologna lascia la palla che termina sul settore di destra per il numero 10 Pozzato, anzi si tratta del numero 8 Maselli, il quale serve ancora sulla destra Grop. Grop mantiene la palla in gioco giocando sull'auto destro, poi cerca di passare Rampanti, tentativo di passaggio di ritorno, alzato il pallone quasi a campanile sui tre quarti di campo Granata, intervento dell'ex caporale, passaggio sulla sinistra per Salvatori che scatta. Ecco il terzino in azione d'attacco, scende dalla posizione di ala sinistra, eccolo avanzare ancora, stringe poi verso il centro, passa Graziani che scatta, giunta al limite, entra in area, esce Mancini, tiro, rete, ha segnato il Torino la seconda rete colpendo il bersaglio con Graziani ancora, il quale è riuscito a fare secco il portiere Mancini in uscita. Pertanto risultato esattamente al 13° della ripresa del seguente, Bologna 0, Torino 2, ha replicato Graziani, a te Ciotti. Benissimo, a Torino si gioca anche qui il 13° e rete tentata da Boninsegna con un bel tuffo ad Angelo su un bel cross da sinistra di Tardelli. Girardi molto bene ha intuito la traiettoria della palla colpita dal centravanti bianconero, si è disteso sulla propria destra e ha deviato in calcio d'angolo.
Molto spettacolare questo intervento di Boninsegna, che aveva tentato la rete da distanza ravvicinata con un bel tuffo di testa su cross di Tardelli. Girardi ha intuito e deviato in angolo sul calcio d'angolo di Causio. Interviene Benetti e ostacolato da Pruzzo in ripiegamento difensivo. Recupera poi alla spalla della coppia Marchetti, che oggi debutta nella Juventus. Da indietro a Scirea e l'opportunità per la Juventus sfuma. Forse gli ascoltatori che seguivano il programma che precedeva il nostro avranno ascoltato Giorgio Calabrese invitarci a trattare bene il Genoa, e noi lo facciamo volentieri, ma limitatamente a mezzo Genoa, quello che va da Girardi ad Onofri, cioè da Girardi alla metà campo, perché il Genoa come squadra capace anche di attaccare non si è praticamente visto. Quanto alla Juve, sta esibendo una grande sicurezza in difesa, molto ben registrata da Scirea, molta buona volontà e qualche palleggio felice a centrocampo, un puntiglioso lavoro di sostegno con Causio e Tardelli, una buona intesa fra Boninsegna e Bettega. La Juve, per la cronaca, sta giocando con Zoffa in porta, Cucuretto e Gentile difensori esterni, Morini stopper, Scirea libero, Marchetti mediano a sostegno, Causio ala di raccordo, Tardelli e Benetti interni, Boninsegna e Bettega punte. Nel Genoa le punte sono Damiani e Pruzzo, la tattica Rizzo, gli interni Arcoleo e Castronero, il laterale di spinta Onofri, il libero Campidoni con lo stopper Matteone, i difensori laterali Secondini e Rossetti con Girardi tra i pali. Come noto, dava sapore a questa partita l'attesa per le prove di tre uomini, l'ex Damiani, l'opzionato bianconero Pruzzo e il debuttante Alberto Marchetti. Buone note soltanto forse per il debuttante, che ha dimostrato buon senso dell'ordine, anche se qualche volta ovviamente si smarrisce un po' a causa della inesperienza. Comunque le qualità indubbiamente ci sono, mentre Pruzzo non si è praticamente visto, un po' per la buona guardia montata da Francesco Morini, un po' perché è servito sempre con spioventi che partono da dietro e che quindi sono tanta manna per i difensori avversari, quanto rappresentano un problema per gli attaccanti chiamati a sfruttarli. C'è comunque adesso un angolo per il Genoa, al termine del quale passeremo la linea a Firenze. Va a batterlo Rizzo sulla destra della porta difesa da Zoff. Parte molto lunga la sua parabola, salta Pruzzo, manca la palla, la interviene invece Morini. Poi c'è un tiro al volo abbastanza debole di Castronaro, interno sinistro rosso-blu, che non impegna più di tanto Zoff, che ferma facilmente in presa. Siamo al quarto d'ora a Torino, ancora 1-0 per la Juventus a Teferretti. A Firenze siamo invece al 13esimo, il risultato non è cambiato, è sempre sull'1-0 per la Lazio. Vi ricordiamo che ha segnato Giordano nel primo tempo al 32esimo, Giordano è poi uscito al 43esimo del primo tempo, sostituito da Rossi. È più o meno la stessa solfa del primo tempo, Fiorentina in avanti, macina abbastanza ma raramente riesce a superare l'ultima linea laziale. I biancazzurri replicano con un contropiede che almeno nel primo tempo ha messo parecchio in difficoltà la difesa viola, che ha spesso lasciato libera la punta laziale. Tutto sommato una partita però piuttosto scadente, non ci sono particolari azioni da segnalare se non quella di poco fa della Fiorentina al 12esimo, un bel cross di Antonioni per Bertarelli, che era al centro dell'area di rigore laziale, abbastanza vicino alla porta, colpo di testa di Bertarelli alto però sopra la traversa. Al 12esimo, subito dopo questa azione, la Fiorentina ha effettuato la sua sostituzione, è uscito il terzino Rossinelli ed è stato sostituito dal numero 14 Restelli. Siamo adesso al 14esimo del secondo tempo, 1-0 per la Lazio sulla Fiorentina. Voi Genova. Siamo al 22esimo del secondo tempo, invariato il risultato, sempre 0-0 fra Sampdoria e Milan. Abbiamo parlato nel precedente collegamento di una maggiore iniziativa della Sampdoria nell'avvio del secondo tempo, della ripresa. Vediamo ora di quantificarla attraverso le note di cronaca. Seguiamo per un istante in diretta un'azione della Sampdoria con la palla a Savoldi proprio sul limite, il tentativo di tiro con la palla che viene deviata in calcio d'angolo. Dicevamo all'inizio della ripresa, dopo un tiro di Turone ben parato da Cacciatori, al terzo Saltutti si libera bene in aria e conclude poi a fil di palo. Al quarto Savoldi si porta solo al limite dell'area, tira ma para Albertosi. Poi al quarto ancora e dal settimo ci sono due buone occasioni per Callioni, che è praticamente solo, però i tiri terminano entrambi sul fondo. All'ottavo Saltutti parte in contropiede ma viene fermato da Morini prima di entrare in area, fermato per la maglia. Poi all'undicesimo per poco non c'è il pasticciaccio nella difesa della Sampdoria, sbaglia un passaggio Lippi, Calloni ne approfitta e tutto solo entra in area, tira ma il pallone esce sul fondo dopo aver sfiorato il palo alla sinistra di Cacciatori. Al ventesimo una punizione per il Milan, batte Calloni ma abbondantemente sul fondo. Ricordiamo che la Sampdoria è in formazione tipo, mentre il Milan è privo di Rivera e Bigon. C'è stata adesso una conclusione di De Giorgis, ha parato però il portiere del Milan Albertosi. 23esimo del secondo tempo, 0-0 fra Sampdoria e Milan. A voi Terni. A Terni invece è il 16esimo minuto della ripresa, il risultato invariato, la Ternana conduce sempre per 2-0 sull'Atalanta, il gioco adesso è fermo. Al limite dell'area della Ternana c'è un calcio di punizione che viene assegnato contro la Ternana, ma vediamo che l'arbitro sta espellendo due giocatori, sono Mendoza
e Mongardi. Sì, esatto, Mendoza e Mongardi vengono allontanati. In questo momento c'è stata una discussione in campo. Nel periodo in cui non siamo stati collegati, la Ternana comunque ha avuto la possibilità di triplicare con Zanolla, ma il portiere Cipollini è stato molto bravo a togliergli la palla. La Ternana, nonostante sia in campo in formazione rimaneggiata per l'assenza di Pezzato, Crivelli e Ferrari, si sta battendo molto bene e sta sfruttando in ogni maniera la possibilità di inserirsi nelle maglie avversarie, che spesso si allargano, in quanto tutti gli atalantini sono proiettati in avanti nel tentativo perlomeno di accorciare le distanze. Per il momento ancora non ci sono riusciti, vediamo che il gioco ancora è fermo, l'arbitro solleva ancora il cartellino, forse sta mandando fuori un altro giocatore. Discussioni accademiche, discussioni senza costrutto, no, è soltanto una munizione. Comunque siamo al 17° minuto della ripresa, Ternana 2, Atalanta 0, a te Bortoluzzi. Bene, qui è lo studio a Milano, al 16° Internazionale 2, Catanzaro 0, al 12° ha raddoppiato libera in rovesciata su cross di Mazzola. A Napoli al 14° il Napoli è sempre in vantaggio sul Verona per una rete a 0. A Perugia 16° Perugia 1, Foggia 0. 13° segna Vannini su cross di Novellino. A Roma 16° Roma 1, Cesena 0. Vediamo ora di aggiornare la situazione in Serie B. Ascoli 0, Lecce 0, Avellino 0, Palermo 0, Brescia 2, Lanerossi Vicenza 3, Cagliari 1, Novara 0, Catania 0, Rimini 0, Modena 0, Spal 0, Monza 1, Pescara 0, Taranto 1, San Benedettese 0, Varese 0, Como 0. Vediamo i due punteggi parziali in Serie C. Brindisi 0, Nocerina 0, Campobasso 1, Benevento 0. Prego i colleghi, da questo momento gli interventi saranno meno prolissi per alleggerire l'ascolto della trasmissione. Via Bologna. Sì, d'accordo Bortoluzzi, qui siamo al 20° minuto del secondo tempo, conduce sempre il Torino per due reti a 0, ricordiamo, con una doppietta come domenica scorsa di Graziani, che ha segnato al 16° del primo tempo e al 13° della ripresa. Intanto il Torino ha mandato in campo Garritano, è il 19° esattamente, al posto di Pulici. Quindi il Torino ha cambiato un uomo, come l'ha cambiato anche all'inizio della ripresa il Bologna, che ha mandato sul terreno di gioco il numero 13 Valmassoi al posto di Celesere. Attacca in questo momento il Torino, scende Pecci sulla destra, tentativo di cross con due uomini che sono scattati in posizione irregolare, pertanto c'è un calcio di punizione in favore del Bologna. Ricordiamo che nel Bologna manca Bellugi, mancano però anche Chiodi e Massimelli. Nel Torino non c'è, questo è già risaputo, Claudio Sala, che è sostituito da Butti. Intanto ecco Valmassoi sulla sinistra che scende, anzi si tratta di Paris che varca in questo momento la linea dei centrocampo, stringe un po' verso il centro, avanza ancora, nessuno ostacolo in questa sua azione. Ecco lanciare prontamente in profondità, è pronto a scattare ancora Clerici, ma risoffia la palla a Mozzini, lo aggira, si porta sulla destra e rinvia. Ecco, è ancora un tentativo però di Valmassoi che crossa ancora sul settore di estrema destra per Groppe, intercettamento ancora di centrocampista il Bologna che sta attaccando in questo momento Maselli, palla a terra, avanza, scambia sulla sinistra ancora con Clerici al limite, subito vengono chiusi i corridoi, gli spazi liberi, ancora Nanni che recupera, ancora Clerici al limite, colpo di tacco di quest'ultima, attendiamo che si esaurisca questa azione d'attacco da parte del Bologna, che si è fatto pericoloso alla fine del primo tempo con Groppe, e in ripresa con Clerici e con Pozzato. Ricordiamo ancora che abbiamo descritto le due azioni con cui questi due uomini hanno mancato dei gol che sembravano quasi fatti. Ecco Salvadori che rilancia ancora per Patrizio Sara, che anzi per Garritano, che entra in aria, esce il portiere. Un po' con l'aiuto delle mani, Roversi cerca di fermare l'azione del giocatore, vi riesce infatti, azione irregolare comunque, la palla è terminata fra le braccia del portiere Mancini. Siamo giunti al 21° della ripresa, 2-0 il risultato per il Torino, a voi Torino. 22° della ripresa a Torino, situazione invariata con la Juventus sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Boninsegna al 25° del primo tempo. In questo scorcio dell'incontro, in quello cioè non collegato, il Genoa ha fatto registrare un certo risveglio difensivo, autorizzando gli interni Arcoleo e Castronaro ad osservare una posizione più avanzata rispetto a quella sulla quale si erano attestati nel primo tempo. Ma a parte qualche conclusione da fuori, soprattutto di Rizzo, ben controllata peraltro da Zoff, la prima linea genoana non è sinora riuscita a impegnare severamente la difesa juventina. Indubbiamente gli elementi della Juventus hanno maggiore personalità, e questo si riferisce soprattutto agli attaccanti, e per esempio due minuti fa al 20° Bettica, con un bel pallonetto effettuato con l'esterno del destro a effetto, per poco non andava a bersaglio, aveva girato Girardi il pallonetto del numero 11 bianconero, ma si è spento di qualche palmo alla sinistra del palo, alla sinistra appunto del portiere genuano. Avanza in contropiede Marchetti, ora tenta il tiro a rete. La palla attraversa l'intera luce di porta genuana e termina a lato. Siamo giunti al 23° Juventus è sempre in vantaggio su Genoa per 1-0. A voi Firenze. Siamo esattamente al 20° a Firenze, non è cambiato nulla. Lazio in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina. Da segnalare al 15° da caso, spiovente per Casarsa al centro dell'area, colpo di testa che sfiora la traversa. Al 19° su calcio d'angolo di Antonioni, mischia sotto porta laziale, salva Rececconi ancora in calcio d'angolo. Barbarisco intanto ha già ammonito Wilson
e D'Amico nel corso di questo secondo tempo. Siamo ora al 21esimo, 1-0 per la Lazio sulla Fiorentina. A voi Genova. Da Marassi, dallo stadio Luigi Ferraresi di Genova, siamo al 29esimo, all'inizio del 29esimo minuto del secondo tempo. Invariato è il risultato fra Sampdoria e Milan, le due squadre sono ancora sullo 0-0. Al 25esimo un cross di Capello per Silva, colpo di testa del centravanti del Milan, tiro però centrale, ha parato Cacciatori. Poi al 27esimo un tiro debole di Orlandi da fuori area, ha parato Albertosi. Null'altro da segnalare, ripetiamo il risultato 0-0 fra Sampdoria e Milan. A voi Terni. A Terni è il 23esimo minuto della ripresa, il risultato è invariato, Ternana 2 Atalanta 0. La partita però si è infuocata, si sta giocando su toni piuttosto arroventati. Ricordiamo che i due gol sono stati realizzati tutti e due nel primo tempo, azione della Ternana sventata in questo momento, i gol tutti e due nel primo tempo, al 39esimo torrete di Percassi, al 41esimo Rosa sul rigore. Ricordiamo anche che le due squadre sono in campo con 10 uomini per parte per l'espulsione decretata dall'arbitro Trinchieri del Ternano Mendoza e dell'Atalantino Bongardi. Ora è il 24esimo minuto della ripresa, 2-0 per la Ternana sull'Atalanta. A voi studio. Bene, qui allo studio nulla di nuovo da segnalare per quanto riguarda i punteggi sugli altri quattro campi della Serie A. San Siro al 24esimo, Internazionale 2, Catanzaro 0. A Napoli al 20esimo, Napoli 1, Verona 0. A Perugia 20esimo, Perugia 1, Foggia 0. Anzi al 24esimo questo, Perugia 1, Foggia 0. A Roma 22esimo, Roma 1, Cesena 0. Vorrei pregare, approfitto, i colleghi Cune, Bellucci e Carbone di agevolarci nel nostro compito al telefono. Io ringrazio. In Serie B è cambiato solo un punteggio. Anzi, la situazione di Taranto. Il Taranto è pervenuto al secondo gol. Taranto 2, San Benedettese 0, via Bologna. Sì, io non ho interrotto prima, giusto le disposizioni di Bortoluzzi che ci ha dato prima dell'inizio del calcio minuto per minuto. Non ho interrotto perché il gol non è determinante, ma il Torino è passato a condurre per 3-0. L'azione del terzo gol è avvenuta con una discesa tra Pulici e Garritano, che ricordiamo ha preso il posto di Pulici, anzi fra Graziani e Garritano. Garritano ha preso il posto di Pulici al 13esimo del secondo tempo e Garritano ha affiondato dal limite, mentre ora c'è una parata di Castellini sul tiro pronto dal limite di Nanni. Dunque Garritano ha affiondato dal limite, un pallone che è andato a rimbalzare sul palo alla destra di Mancini ed è entrato poi in rete. Pertanto conduce ora il Torino per 3-0, due reti di Graziani esattamente al 16esimo del primo tempo, al 13esimo della ripresa e con la terza rete di Garritano al 22esimo. Dopo questa terza rete il tecnico del Borussia di Mönchengladbach, Udo Latte, che assisteva all'incontro, ha abbandonato lo stadio comunale di Bologna. Questo è tutto, a te Ciotti. Benissimo, si gioca il 25esimo a Torino, invariata la situazione ovviamente, altrimenti avrei interrotto. Sempre 1-0 per la Juventus che attacca con una trama sulla destra impostata da Tardelli e rifinita da Causio, finta sul cross di Causio di Boninsegna che intendeva propiziare l'intervento di Bettega. Intuisce però la manovra Campidonico, libero del Genoa, che spazza la propria area e avvia il contropiede per i rossoblù, articolato sulla destra da Castronaro, interno sinistro, che nella posizione della destra cede indietro a Rizzo. La tattica di Simoni temporeggia per evitare l'intervento di Gentile, poi serve in area Pruzzo, preceduto da Morini, recupera la palla il centravanti, spazza la propria area Marchetti sul tentativo di cross di Pruzzo, recupera ancora Rizzo al termine di questa azione, passa la linea a Firenze, Rizzo incespica in un primo momento sul pallone, ne conserva comunque il controllo, indirizza verso il centro dell'area, girata al volo di destro di Pruzzo, è forse il primo tentativo serio di andare a rete del centravanti genovano, comunque largamente sbagliato, il suo tocco è impreciso, la palla termina al lato dei pali di Zoff. Siamo al 26esimo, sempre 1-0 per la Juventus, a Ferretti. A Firenze siamo al 24esimo, sempre 1-0 per la Lazio sulla Fiorentina. La Lazio si è spinta un po' più spesso in avanti in questo periodo di tempo, approfittando del gioco sterile della Fiorentina e delle sue pause. I viola hanno soltanto accumulato altri 3 calci d'angolo, il loro conto è a 7 contro i 4 della Lazio fino a questo momento. Al 22esimo Desolati poteva forse raggiungere un lancio un po' lungo in area di rigore della Lazio, ma lo lascia finire oltre il fondo. Adesso i viola sono tornati in avanti, ma l'azione si spezza come al solito sulla tre quarti campo laziale. Siamo al 25esimo del secondo tempo, il risultato è sempre 1-0 per la Lazio sulla Fiorentina. A voi Genova. A Genova 33esimo del secondo tempo e sempre 0-0 fra Sampdoria e Milan. Al 31esimo contropiede della Sampdoria con Saltutti che appoggia poi su Caglioni, ma la conclusione del terzino sampdoriano è imprecisa, tiro alto sul fondo. Subito dopo una punizione per il Milan è sciupata da Capello. Ora c'è una rimessa laterale a favore della Sampdoria, sta per iniziare
iniziare il 34esimo minuto di gioco del secondo tempo col risultato di 0-0 fra Sampdoria e Milan a voi Terni. Sempre 2-0 per la Ternana sull'Atalanta al 26esimo minuto della ripresa. Da segnalare che poco fa c'è stato un incidente all'arbitro, si è scontrato col ternano Franzoni che era in corsa, l'arbitro si è rialzato piuttosto dolorante, zoppicante, si è avvicinato alla panchina della Ternana, si è fatto massaggiare, è stato fermo lì quasi un paio di minuti, poi è tornato in campo, ora è nuovamente in campo e sta arbitrando. C'è stato nel frattempo un attacco da parte dell'Atalanta che sta battendo in questo momento il suo terzo calcio d'angolo, battuto il tiro, niente di fatto, 2-0 per l'Atalanta, per la Ternana, scusate, sull'Atalanta al 27esimo minuto della ripresa. Te Bortoluzzi. Bene, il Catanzaro a San Siro ha accorciato le distanze, ora la situazione è la seguente: Internazionale 2 Catanzaro 1, la rete per il Catanzaro al 29esimo segnata da Improta su azione di contropiede. A Napoli il Napoli è sempre in vantaggio sul Verona per una rete a 0 al 25esimo, a Perugia 26esimo Perugia 1 Foggia 0, a Roma 26esimo Roma 1 Cesena 0. In Serie B, un punteggio è cambiato. A Modena il Modena è passato in vantaggio, Modena 1 Spal 0, rivedo comunque per un certo ordine il quadro. Ascoli 0 Lecce 0, Avellino 0 Palermo 0, Brescia 2 Lanerossi Vicenza 3, Cagliari 1 Novara 0, Catania 0 Rimini 0, Modena 1 Spal 0, Monza 1 Pescara 0, Taranto 2 Sambrinetese 0, Varese 0 Como 0. In Serie C a Brindisi, Brindisi 0, Nocerina 0, a Campobasso, Campobasso 1, Benevento 0, Via Meri. Sì, è il 29esimo minuto di gioco della ripresa, il risultato non è mutato, sempre 3-0 per il Torino, attacca il Bologna, il Torino parte in pericolosi contropiede, ecco in questo momento che il portiere Castellini ha messo sui piedi di Pesci, il quale respinge e serve Salvadori. Salvadori recupera sulla linea centrale del campo, avanza in questo momento la Varca, è ancora in azione, ferma improvvisamente la palla, attende a sopraggiungere Zaccarelli, gli cede il pallone. Zaccarelli nella posizione di mezzo sinistra, avanza, poi cerca di servire Garitano in posizione di fuorigioco. Sbandieramento del Guadarini, azione fermata e calcio di punizione per il Bologna. Siamo quasi giunti alla mezz'ora, ripetiamo, è il 29esimo e 30 secondi, 3-0 per il Torino, a voi Torino. Manca un quarto d'ora alla conclusione qui a Torino, Juventus è sempre in vantaggio per 1-0, il Genoa sta commettendo qualche errore di natura tattica a nostro avviso, per esempio sui disimpegni difensivi della Juventus, il Genoa rincula a ranghi compatti, lasciando la retrovia bianconera libera di impostare a proprio piacimento l'azione di rimessa, e spesso quando i difensori genoani si decidono a chiudere i corridoi è troppo tardi. La cattiva vena di qualche attaccante bianconero ha graziato sino a questo momento Girardi, il Genoa dal suo canto cerca in qualche modo di riequilibrare le sorti dell'incontro agendo in contropiede, qualche volta anche con attacchi in pressing, ma non ha mai fortuna, come in questo caso quando un cross da destra di Rizzo, che cercava la testa di Castronaro, ha visto l'interno sinistro di Simoni intervenire in tuffo, colpire bene la palla ma mandarla al lato della porta difesa da Zoffe. Nuova azione della Juventus al termine della quale passeremo la linea a Firenze, articolata su un disimpegno di Causio verso Benetti che ha ceduto a Gentile, che funziona praticamente da ala, ancora verso Causio, di sinistro Causio indirizza verso Bettega, cerca di disimpegnarsi Bettega dall'intervento di Rossetti, non vi riesce, il capitano genoano la meglio, commette però fallo, quindi calcio piazzato in favore della Juventus, sugli sviluppi del quale gireremo la linea a Ferretti. Causio sulla linea di battuta ha ceduto verso Tardelli, sta per essere affrontato da Secondini, va via Tardelli, nuovo fallo del genoano mentre la palla termina in out, lo sarà lo stesso Tardelli a battere probabilmente, così è infatti, ha toccato per Causio, avanza Causio nella posizione canonica di ala destra, si disimpegna bene, cerca il cross e lo effettua, ma poi c'è un intervento del libero campidonico di testa che impedisce a Boninsegna di intervenire, mette la palla oltre il fondo e quindi calcio d'angolo al 31esimo a Torino, Juventus 1 Genoa 0, a te Ferretti. 29esimo a Firenze, sempre 1-0 per la Lazio, la partita è un po' calata se possibile, la Fiorentina sembra aver mollato e da segnalare c'è soltanto un'azione della Lazio al 25esimo, una bella discesa di Cordova che supera un paio di uomini, entra in area di rigore viola ma all'ultimo momento quando potrebbe tirare interviene Della Martira e mette in calcio d'angolo, poi al 28esimo una replica della Fiorentina con Antonioni, un tiro da lontano però piuttosto centrale, facile la parata da parte di Pulici. Adesso la Fiorentina va a battere il suo ottavo calcio d'angolo, c'è Casarsa spostato sulla sinistra, uno scambio tra i giocatori viola e Ammoniaci che va a contrastare Casarsa, la palla termina in fallo laterale, siamo alla mezz'ora esatta, 1-0 per la Lazio sulla Fiorentina, a voi Genova. A Genova 38esimo minuto del secondo tempo, invariato risultato 0-0 fra Sampdoria e Milan, al 34esimo un bello scambio De Giorgis Orlandi ma esce Albertosi alle vie di piede, al 36esimo Callioni è lanciato molto bene da Morini, tenta la conclusione in diagonale dalla destra ma Lippi devia in calcio d'angolo, 38esimo del secondo tempo 0-0 fra Sampdoria e Milan, a voi Terni. A Terni è il 32esimo minuto della ripresa, la Ternana conduce sempre per 2-0 sull'Atalanta ma adesso è rimasta con 9 uomini.
Infatti l'arbitro ha espulso anche il numero 13 Caccia, che era entrato in campo al posto di Moro. Caccia è stato sorpreso dall'arbitro in un intervento falloso. Dunque la Ternana ora è con 9 uomini. Va anche segnalato che la Ternana poco fa aveva triplicato con Franzoni, ma l'arbitro ha annullato il gol. Dunque ora, per ricapitolare, siamo al 32esimo minuto della ripresa. Ternana 2, Atalanta 0. Ternana con 9 uomini, Atalanta con 10. A te Bortoluzzi. Bene Luzzi, San Siro siamo giunti al 35esimo. L'Internazionale sempre in vantaggio sul Catanzaro per 2-1. A Napoli 30esimo, Napoli 1, Verona 0. A Perugia 32esimo, Perugia 1, Foggia 0, a Roma 32esimo, Roma 1, Cesena 0, passa l'ascolto di Ameri. Mancano qui al Comunale di Bologna 11 minuti alla conclusione dell'incontro, risultato immutato, sta attaccando in questo momento il Bologna, ecco che viene recuperato il pallone da parte di Cresci, sulla rimessa è stato Valmassò a restituire il pallone di testa, serve Nanni che cerca di portarsi in avanti sul settore di estrema sinistra, ma proprio la palla esce sull'out sinistro senza che Nanni possa intervenire per recuperare il pallone. Quindi assisteremo ad una rimessa in gioco da parte della squadra del Torino con Patrizio Sala che attende di vedere il piazzamento, lo schieramento dei compagni davanti a sé prima di passare il pallone. Ricordiamo che l'incontro è assistito fino alla terza rete del Torino, Udo Lattek, che è il tecnico della squadra del Borussia di Mönchengladbach, che sarà la prossima avversaria del Torino nella Coppa dei Campioni, esattamente a Torino il giorno 23. Intanto vediamo in attacco in questo momento il Torino, Garitano, che ha preso il posto di Pulici al 13esimo della ripresa, cerca di scambiare con Butti, quest'ultimo scambia ancora con Patrizio Sala, anzi è Pecci che rilancia ancora in avanti verso Graziani, un po' arretrato, ma vediamo che il Bologna ripartire prontamente, fermata però l'azione di Lampanti, si gioca a centrocampo con risultato di 3-0 per il Torino. A voi Torino. Mancano 10 minuti alla conclusione. A Torino la Juventus è sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Buoninsegna ottenuta al 25esimo del primo tempo. Angolo per la Juventus, va a batterlo Causio. Il calcio d'angolo è stato originato da un intervento della difesa rossoblu su Tardelli, il cui cross è stato ribattuto appunto oltre il fondo. Batte dalla bandierina il numero 7 bianconero, spiova la palla su Girardi che la ferma in presa. Siamo arrivati a 10 minuti, ripetiamo, dalla conclusione. Aspettate un attimo perché c'è un contropiede rossoblu articolato su un'azione sulla destra di Rizzo. Parte il cross di Rizzo, sta per raggiungere Damiani, lo supera però. Interviene o tenta di intervenire alle spalle del numero 7 rosso-blu Pruzzo inutilmente, Cucuredo lo precede, la opportunità per gli ospiti sfuma. A 10 minuti dalla conclusione ripetiamo a Torino, Juventus in vantaggio per 1-0, De Ferretti. Siamo al 33esimo a Firenze, sempre 1-0 per la Lazio, la Fiorentina ha sfiorato il pareggio al 30esimo, la mezz'ora esatta della Martire, in area di rigore laziale tutto spostato sulla destra, tira al volo da posizione molto difficile per la verità e colpisce in pieno il palo della porta laziale. Un minuto dopo, su un tiro altissimo a Candela, mischia sotto la porta laziale, qualcuno invoca il calcio di rigore per un presunto fallo di mano dei laziali sul rimbalzo o per l'atterramento di Desolati, comunque il gioco continua e adesso è ancora la Fiorentina in avanti alla ricerca dell'1-1 quando è il 34esimo del secondo tempo. Il risultato, ripeto, 1-0 per la Lazio sulla Fiorentina. Voi Genova. A Genova mancano 4 minuti esatti alla conclusione dell'incontro, 0-0 fra Sampdoria e Milan, al 39esimo Orlandi De Giorgis che si dristica molto bene al limite dell'area milanista ma conclude poi debolmente facile la parata di Albertosi. Al 40esimo un tiro sul fondo di Caglioni, mancano 3 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro e sempre 0-0 fra Sampdoria e Milan. A voi Terni. A Terni il risultato è cambiato sempre in favore della Ternana che conduce adesso per 3-0, ha segnato in questo momento anche l'Atalanta. Dunque vi ricapitoliamo la situazione, al 35esimo per la Ternana ha segnato Zanolla è scappato, ha tirato, il portiere si è tuffato, la palla ha colpito il palo ed è entrata in rete. C'è stata la palla al centro, un'azione di alleggerimento, un gran tiro da circa 30 metri, il portiere della Ternana era nettamente avanzato e la palla si è infilata in rete. Il gol dovrebbe essere stato realizzato da Chiarenza. Ad ogni modo siamo a 9 minuti alla conclusione, 3-1 per la Ternana sull'Atalanta. A voi studio. E qui è lo studio a San Siro al 39esimo, Internazionale in vantaggio sul Catanzaro per 2-1. A Napoli 34esimo, Napoli 2, Verona 0. Al 30esimo la seconda rete per il Napoli segnato dalla Palma su mischia in area. A Perugia 36esimo, Perugia 1, Foggia 0. A Roma 36esimo, Roma 1, Cesena 0. Via Enrico ancora per un minuto. Sì, d'accordo, 7 minuti alla conclusione dell'incontro qui al Comunale di Bologna. Ecco il Bologna che riporta nuovamente la palla oltre la linea centrale del campo, sulla destra si è volato in questo momento Clerici per recuperare il pallone, mentre al centro, al limite, attende Gropp. Ecco Clerici che cerca di portarsi verso il fondo, viene messo a terra. Menegali fa cenno, forse che si tratta di calcio di punizione, non abbiamo visto bene il gesto, no, si tratta di azione di calcio d'angolo. Clerici è andato a terra, ripetiamo, ed è lo stesso Clerici che si porta in zona per battere il tiro dalla bandierina. Scambia ancora a distanza ravvicinata con un compagno che si è volato subito vicino a lui. Ecco un suo cross, una rovesciata da parte di Caporale che mette il pallone fuori aria, recupera Garritano che è rimasto un grazie
Bresciani in posizione avanzata, ma ecco ancora in azione d'attacco la squadra del Bologna, ecco Castellini che blocca sul palo di sinistra, un cross da destra. Siamo, ricordiamo, a 7 minuti alla conclusione della partita, il risultato è 3-0 per il Torino, a voi Torino. Mancano 6 minuti alla conclusione a Torino, Juventus è sempre in vantaggio per 1-0, ennesima azione di rimessa genuana impostata da Onofri, forse il migliore dei suoi per quanto riguarda il settore di centrocampo, verso la destra dove attendeva Pruzzo, che è però in fuorigioco, segnalata prontamente dal Bardalini, nulla da fare quindi per il Genoa anche in questa occasione, 6 minuti dalla fine, ripetiamo, Juventus in vantaggio sul Genoa per 1-0, a voi Firenze. A Firenze siamo adesso al 36esimo, c'è una mischia in area di rigore laziale ma libera alla difesa biancazzurra, da segnalare al 34esimo un rasoterra di Antonioni parato da Pulici, intanto vi riconfermo il risultato che è sempre 1-0 per la Lazio. Al 35esimo una discesa di Cordova ad Amico in area di rigore, bella finta e tiro sull'esterno della rete sfiorando il palo. Siamo adesso al 37esimo, 1-0 per la Lazio, a voi Genova. Genova manca un minuto esatto alla conclusione della partita, risultato sempre di 0-0 fra Sampdoria e Milan, da notare che la Sampdoria ha effettuato la sua sostituzione, è entrato Ferroni ed è uscito Arnuzzo. 0-0 quindi fra Sampdoria e Milan quando mancano pochi secondi alla conclusione dell'incontro, a voi Terni. A Terni mancano invece 7 minuti alla conclusione dell'incontro, la Ternana conduce per 3-1 sull'Atalanta, devo rettificare il marcatore del gol atalantino, è stato Festa ad ingannare il portiere De Luca con un tiro da circa 30 metri, a voi studio. Bene, qui è lo studio a San Siro, Internazionale 2, Catanzaro 1, a Napoli il punteggio è cambiato, Napoli 3, Verona 0. Al 33esimo la terza rete per il Napoli segnata da Savoldi su passaggio di Massa. Ripetiamo, Napoli 3, Verona 0, a Perugia, Perugia 1, Foggia 0, a Roma, Roma 1, Cesena 0. Rivediamo il quadro della Serie B, non vi sono delle novità, comunque Ascoli 0, Lecce 0, Avellino 0, Palermo 0, Brescia 2, Lanerossi Vicenza 3, Cagliari 1, Novara 0, Catania 0, Rimini 0, Modena 1, Spal 0, Monza 1, Pescara 0, Taranto 2, San Benedettese 0, Varese 0, Como 0. In Serie C Brindisi 0, Nocerina 0, Campobasso 1, Benevento 0. Scusa Mary, mancano 5 o 6 minuti credo al termine della tua partita. La conclusione della partita, 5 minuti. 5 minuti, allora ancora un minuto e quindi panoramica. Ecco, grazie. D'accordo, benissimo. Ecco un lancio di Garitano sul settore di destra, dove è scattato in questo momento Sala, lancio proprio lungo Sala. Attenzione a Mary, ti interrompo da Genova, l'incontro è terminato 0-0 fra Sampdoria e Milan a te la linea. Dicevamo che la lunga era troppo forte e Patrizio Sala ha desistito, non ha inseguito più la palla e la palla è terminata sul fondo. A voi Torino. Mancano 4 minuti alla conclusione a Torino, situazione invariata con la Juventus sempre in vantaggio per 1-0, ennesimo tentativo genuano ispirato da un out di Rizzo indirizzato verso Damiani che però è stato controllato prontamente da Cucureddu, ancora in out al termine di questa azione da out. Passeremo la linea a Firenze, Damiani ha battuto a beneficio di Arcoleo, tenta il cross e l'interno destro di Simoni non vi riesce, la palla è di Scirea che la mette di nuovo in out. Siamo a 3 minuti e mezzo dalla conclusione a Torino, Juventus sempre in vantaggio per 1-0, a te Ferretti. A Firenze mancano invece 6 minuti e mezzo al termine della partita, non è cambiato nulla, il risultato è sempre di 1-0 per la Lazio sulla Fiorentina, a voi Genova. A Genova ripetiamo il risultato finale, 0-0 fra Sampdoria e Milan, a voi Terni. A Terni 4 minuti alla conclusione, Ternana sempre in vantaggio per 3-1 sull'Atalanta, mentre l'Atalanta si sta producendo in una nuova azione offensiva in questo momento, a voi studio. Qui è lo studio a San Siro, Internazionale 2, Catanzaro 1, a Napoli, Napoli 3, Verona 0, a Perugia, Perugia 1, Foggia 0, a Roma, Roma 1, Cesena 0, a Meri per favore sino al termine della partita, grazie, interventi su Bologna per risultati finali o novità. Eh sì, d'accordo, va bene Bortoluzzi, stiamo trasmettendo un incontro, quel risultato ormai è scontato, conduce il Torino per 3-0, le reti ricordiamo sono state segnate al 16esimo primo tempo da Graziani, ha raddoppiato ancora Graziani al 13esimo da ripresa e ha portato a 3 le reti granata Garritano che ha sostituito Pulici al 13esimo del secondo tempo al 22esimo, ecco intanto Pecci che avanza verso la linea centrale del campo, scambia con Salvadori, Tertino bravissimo oggi in questa partita, scambiata ancora il pallone con Pecci sulla sinistra, ecco il Torino ancora in attacco, scatta Graziani, Graziani entra in area ma viene anticipato un'azione e da Cresci che lo gira, porta il pallone fuori aria sulla destra, ricordiamo che è uscito Pulici, la partita detta ancora una volta, questo incontro che le condizioni attuali di Pulici lasciano un po' a desiderare, questo è detto anche per i tecnici della nostra nazionale, è entrato Garritano e Garritano ha segnato una rete, intanto vediamo che sulla fascia centrale del campo sono ancora in azione d'attacco i giocatori granata, ecco un allungo di Pecci in profondità, è scattato ancora in posizione di fuorigioco Garritano, quindi c'è uno sbandieramento del guardalinea e un calcio di punizione concesso in favore della squadra del Bologna, e a rovers-
Pezzi, il capitano della squadra che lo batte, cede la palla sulla sinistra per Cresci che subito allunga il pallone in avanti. Intercettamento da parte di Danova su Gropp, pallone che sta per rinviare in fallo laterale, vi termina infatti la rimessa in gioco per, vediamo, per il Bologna. L'arbitro Menegali però concede un calcio di punizione per un fallo commesso dai giocatori della squadra del Torino. Ecco il calcio di punizione battuto, avanza Pari, scambia il pallone sull'estremo settore di destra dove cerca di farsi luce Cresci, cerca di allungare la palla in avanti, scatta il Torino in posizione ora di contropiede, ecco Graziani attaccare sulla sinistra, varcato la linea centrale del campo e su di lui Roversi, lo supera Graziani nella posizione di ala sinistra, cerca di portare il pallone in avanti ma all'ultimo momento sopraggiunge molto calmo Cresci, lo ferma al limite dell'area e cede ancora la palla a Roversi che l'ha terminata a terra, frattanto si rialza e prosegue l'azione, ha ceduto la palla a Rampanti nella posizione di mezzo destro, ancora a Roversi sul settore di destra, scendono i due in tandem, servita ancora Clerici al limite, entra in area, è controllato da Mozzini, lotta serrata fra i due che vanno a terra in area, si rialzano, Mozzini alla meglio, tocca ancora fuori area sulla sinistra per Salvadori che recupera la palla, si salva dall'out sinistro, poi tocca verso il centro per Pecci, careta leggermente verso le proprie retrovie, poi si volta, avanza verso la linea centrale del campo, spara poi un diagonale verso destra per Zaccarelli che restituisce la palla ancora a Pecci, scattato su Pecci, gioca come al solito Lampanti, lo ha fermato, lo ha messo a terra Menegali e lì davanti ai due, calcio di punizione concesso in favore della squadra del Torino mentre Pecci è rimasto un po' dolorante a terra. Manca un minuto e 30 secondi alla conclusione di questa partita che vi stiamo trasmettendo dal Comunale di Bologna, mentre il Torino in vantaggio di 3-0. Gioco fermo, giocatore a terra, ricordiamo Pecci, si sono portati sul terreno di gioco sia il dottor Boccardo che anche il massaggiatore della squadra granata, stanno prestando le loro cure al giocatore mentre il gioco è fermo e manca un primo ora alla conclusione della partita. Menegali controlla le condizioni del giocatore che è terminato a terra, sta per rialzarsi Pecci, il numero 8 che fra l'altro è entrato in campo anche un po' dolorante alla caviglia sinistra, sta per rialzarsi, dicevamo Pecci. Ricordiamo che non gioca in questa partita Bellucci, non gioca nemmeno Claudio Sala, mentre l'arbitro ha ammonito nel primo tempo Ceresa e Roversi, Clerici e Pulici. Tarda a rialzarsi ancora il mezzo destro della squadra torinese, è ancora sottoposto alle cure del medico della squadra granata e quindi anche del massaggiatore. Mancano ora 35 secondi, ma ovviamente verrà recuperato il tempo che si sta perdendo in questo momento, mentre a centrocampo Castellini con i compagni di squadra, esattamente con Caporale e Salvadori, sta scambiandosi il pallone. Ma vediamo che Pecci non si è rialzato e viene portato ora dal medico Boccardo, dal massaggiatore della squadra e anche da Zaccarelli fuori campo. Viene trasportato fuori campo. Senza Claudio Sala sarebbe un guaio se il Torino dovesse perdere anche per la partita col Borussia il numero 8 Pecci. Ecco intanto che Pecci sembra dare delle disposizioni al massaggiatore e si è portato la barella accanto al giocatore, nulla di grave naturalmente, è una misura precauzionale. Intanto il Torino ritorna ancora con i propri uomini verso la linea centrale del campo e si appresta a giocare questi ultimi secondi che restano ancora da disputare, ma vediamo che l'arbitro Menegali, appena i giocatori hanno fatto il loro ingresso in campo, fischia alla fine dell'incontro, si sono strette di mano fra i giocatori delle due squadre. Bologna incompleto contro il Torino, soprattutto per l'assenza di Bellucci, che oggi sarebbe stato di molta utilità visto il crescere continuo di Graziani, autore come domenica scorsa di una doppietta. Come abbiamo detto, la partita sul piano estetico e tecnico non ha detto granché. Nel primo tempo è stata caratterizzata da un rigore forse negato al Torino e da un gol forse il primo segnato da Graziani in fuorigioco. Vi diciamo forse, voi sapete che la moviola, le riprese cinematografiche in genere possono smentire gli arbitri. Scusa me, anche i radiocronisti. Finale a Torino, Juventus batte Genoa 1-0, a te la linea. Bene, ma nulla da dire per le altre reti, soprattutto per la vittoria di Granata che nella ripresa hanno fatto loro il risultato. Oltre all'assenza di Bellucci, mi sembra che sia il caso di sottolineare anche l'assenza di Chiodi e Massimelli, mentre il Torino oggi, una volta sbloccato il risultato, tutto è sembrato più facile, l'assenza di Claudio Sala, sostituito da Butti, non si è avvertita come domenica scorsa. Risultato finale dell'incontro, ripetiamo, ha vinto il Torino per 3-0, le reti sono state segnate 2 da Graziani al 16° del primo tempo e al 16° della ripresa e 1 da Garitano al 22° della ripresa. Le due squadre hanno sostituito un giocatore, ha mandato all'inizio del secondo tempo in campo Valmassoia al posto di Ceresa e Bologna, mentre il Torino ha sostituito al 16° della ripresa Pulici con Garitano. Questo è tutto dal Comunale di Bologna. A risentirci più tardi, a te Bortoluzzi. Bene, grazie a Mary. Ed ora una brevissima panoramica per i finali o parziali. Chiamo Sandro Ciotti. Ribadisco il finale da Torino, Juventus batte Genoa 1-0, a te Firenze. Mancano 30 secondi al termine della partita qui a Firenze, sempre la Lazio in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina, poi Genova.
A Genova risultato finale 0-0 fra Sampdoria e Milan, a voi Terni. A Terni siamo in fase di recupero, la Ternana conduce per 3-1 sull'Atalanta, a voi studio. Qui è lo studio, abbiamo un solo risultato finale, quello di Milano. Internazionale batte Catanzaro 2-1. Gli altri sono parziali, quindi a pochi minuti dal termine. A Napoli, Napoli 3, Verona 0. A Perugia, Perugia 1, Foggia 0. A Roma, Roma 2, Cesena 0. La seconda rete per la Roma è stata segnata al 43esimo da De Sisti. Collega Fineschi, mi passa ora un altro risultato finale ed è precisamente quello di Perugia. Il Perugia ha battuto il Foggia per 1-0. Andiamo ora con la cronaca e chiamo ancora Sandro Ciotti. Benissimo, ripeto ancora una volta il risultato finale maturato al Comunale di Torino, dove la Juventus ha battuto il Genoa. Scusa Sandro, ti interrompo subito. Il risultato finale da Firenze, Lazio batte Fiorentina 1-0. A te la linea. Analogo, come avete già sentito, il risultato di Torino, ma a parti rovesciate. Hanno vinto i padroni di casa juventini sugli ospiti genovani per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Boninsegna al 25esimo del primo tempo. Ricordiamo l'azione: palleggio impreciso, dirizzo sulla tre quarti destra, Gentile andava via nella posizione della sinistra, effettuava un bel cross e Bettega interveniva mettendo fuori casa Girardi e deviando verso Boninsegna, che con una bella estirata di destro metteva a rete. La partita comunque è stata piuttosto noiosa, soprattutto per la pochezza offensiva del Genoa, direi, che non ha offerto alternativa al gioco, sviluppatosi per 4/5 dell'incontro lungo i previsti binari dell'offensiva juventina. Offensiva condotta con diligenza e impegno dagli uomini di Trapattoni, ma raramente con fantasia, sicché alla difesa ospite è stato troppo spesso concesso di salvarsi sull'ultimo passaggio. È comunque apparso subito chiaro che alla Juve sarebbe bastato un gol per liquidare la partita, perché la consistenza offensiva del Genoa, nel quale Pruzzo è stato annullato quasi completamente dall'azione di Morini, si è rivelata eccessivamente modesta per impensierire Zoff. Per quanto riguarda la tre quarti e la metà campo, gli ospiti si sono difesi con dignità, soprattutto con Rizzo e con Onofri. Ma per quanto riguarda il lavoro di sostegno per le punte Damiani e Pruzzo, la loro azione è stata del tutto inapprezzabile. Sandro, a Terni, sì. Finale a Terni, Ternana batte Atalanta 3-1, a te la linea. Benissimo, la Juventus di quest'anno, come già saprete, è una squadra più saggia che brillante, più solida che fantasiosa. Comunque regge il campo con molta autorità, con molta tenuta, e ha potuto controllare la partita a suo piacimento, ripetiamo, per i 4/5 dell'incontro. Boninsegna e Bettega hanno confermato la loro intesa, anche se il numero 11 bianconero non era nella condizione smagliante di domenica scorsa a Roma. Comunque il complesso nel suo insieme si è lasciato apprezzare per la organicità dei movimenti e per il coordinamento tra i reparti. Ha diretto Lattanzi davanti a 40.000 spettatori. Ricordiamo ancora il risultato finale: 1-0 per la Juventus a Firenze. A Firenze la Lazio ha battuto la Fiorentina per 1-0 con un gol di Giordano al 32esimo del primo tempo. Una partita scadente, un risultato che ha premiato forse un po' troppo la Lazio, anche se la Fiorentina non è mai andata al di là della prevedibile spinta offensiva della squadra che gioca in casa. La Lazio, una Lazio molto coperta, la quale evidentemente ha fatto bene la lezione della Juventus, si è limitata a sfruttare uno dei suoi contropiede al 32esimo del primo tempo, vi dicevo, un cross di Ammoniaci che trovava Giordano libero in area sulla sinistra, colpo di testa molto preciso del centravanti laziale, pallone che colpiva la base del palo opposto e poi si infilava in rete. Da notare che Giordano poi è uscito al 43esimo del primo tempo per stiramento, sostituito da Rossi. La Fiorentina a quel punto non è riuscita a trovare il capo giusto di quel gomitolo intricato che era la difesa biancazzurra e ha continuato ad affidarsi soltanto a qualche intuizione di Antonioni, un po' troppo poco per recriminare. Al di là del risultato, comunque un gioco noioso, spezzato continuamente da falli ed errori, con qualche bagliore di Giordano finché ha giocato e di Antonioni, come quel suo tiro a 2 minuti dalla fine, una stangata che è stata deviata in calcio d'angolo da Pulici con un volo molto bello. I calci d'angolo 10-5 per la Fiorentina, il risultato finale, vi ripeto, Lazio batte Fiorentina 1-0 con gol di Giordano. A te Provenzali. A Genova è dunque terminata 0-0 fra Sampdoria e Milan ed è un pareggio che sta bene alle entrambe le squadre. Un pareggio, vorremmo aggiungere, fortemente voluto da Sampdoria e Milan, che hanno badato di più a guardarsi le spalle che a tentare sparate offensive donchisciottesche. C'è da aggiungere che sul piano dell'iniziativa ne ha avuta decisamente di più la Sampdoria, ma mai avventatamente. Insomma, l'importante per Samp e Milan era non perdere. Lo era soprattutto per la Sampdoria, che era reduce da una serie negativa impressionante, ben 8 sconfitte consecutive fra amichevoli, Coppa Italia e prima di campionato. Ora il periodo nero viene cancellato proprio da questo pareggio che il Milan ha accettato di buon grado. Insomma, tutti contenti, pensiamo, il che non avviene spesso sui campi di calcio. Il gioco ovviamente non è stato affatto trascendentale, ma tutto sommato accettabile. Ha arbitrato Agnolin di fronte a 30.000 spettatori circa, i calci d'angolo sono stati 8-7 per il Milan. Ripetiamo il risultato finale allo stadio Luigi Ferraresi di Marassi a Genova, 0-0 fra Sampdoria e Milan, a voi Terni. Ribadisco il risultato, Ternana batte Atalanta 3-1, la Ternana ha
appunto ha battuto l'Atalanta a conclusione di una partita caotica a tratti fallosa che tuttavia non mette in discussione la vittoria della squadra di casa, che ha adottato una tattica estremamente redditizia per filtrare tra le maglie della difesa avversaria, apparsa in alcune circostanze piuttosto ingenua. L'Atalanta capitolava per la prima volta al 39esimo del primo tempo su autorete di Percassi e due minuti dopo subiva il raddoppio su rigore trasformato da Rosa e concesso per atterramento di Moro da parte di Rocca. Nella ripresa gioco duro, discussioni a catena e doppia espulsione per i ternani Mendoza e Caccia e per l'atalantino Mongardi. La Ternana triplicava al 35esimo appunto della ripresa con Zanolla, mentre l'Atalanta accorciava le distanze un minuto dopo, cioè al 36esimo con Festa, che sorprendeva il portiere De Luca fuori dalla porta con un tiro da oltre 30 metri. Ha arbitrato Trinchieri in un caldo pomeriggio, ripeto il risultato, Ternana batte Atalanta 3-1, è tutto a voi studio. E qui è lo studio, abbiamo alcuni minuti a disposizione, intanto il risultato finale di Napoli, Napoli batte Verona 3-0. Qualche cenno di cronaca sulle quattro partite di Serie A, poi passeremo al riepilogo dei risultati. A San Siro, Internazionale batte Catanzaro 2-1, primo tempo 1-0. Al 32esimo segna Anastasi di testa su cross di Oriali. Al 12esimo, seconda rete per l'Internazionale ad opera di Libera in rovesciata su cross di Mazzola. E al 29esimo accorcia per il Catanzaro le distanze in prota su azione di contropiede. Calci d'angolo 10-2 per l'Inter, arbitrato il signor Lapi. A Napoli, Napoli batte Verona 3-0, primo tempo 1-0. Al 12esimo rete di Savoldi su rigore, concesso per atterramento in area dello stesso. Al 30esimo della ripresa, seconda rete per il Napoli ad opera di La Palma su Mischia. E al 33esimo, la terza rete, ancora stavolta ha segnato Savoldi su passaggio di Massa. Calci d'angolo 9-6 per il Verona, arbitrato il signor Gussoni. A Perugia, Perugia batte Foggia 1-0, primo tempo 0-0. Al 13esimo rete di Vannini su cross di Novellino. Calci d'angolo 7-4 per il Perugia, arbitrato il signor Casarin. A Roma, Roma batte Cesena 2-0, primo tempo 1-0. Al 38esimo segna Musiello, che raccoglie la palla dopo uno scontro Prati-Battistoni e raddoppia a due minuti dal termine della partita De Sisti su azione personale. I calci d'angolo 7-4 per la Roma, arbitrato il signor Gonella. Passiamo allora al riepilogo dei risultati della Serie A, mentre rimaniamo in attesa ovviamente dalla nostra redazione dei risultati finali della Serie B e possibilmente della classifica, grazie, ci scusiamo con gli ascoltatori. Dunque, seconda giornata della Serie A. A Bologna, Torino batte Bologna 3-0, a Firenze Lazio batte Fiorentina 1-0, a Milano Internazionale batte Catanzaro 2-1, a Torino Juventus batte Genoa 1-0, a Napoli, Napoli batte Verona 3-0, a Perugia, Perugia batte Foggia 1-0, a Roma, Roma batte Cesena 2-0, a Genova, Sampdoria e Milan 0-0. Vediamo allora la classifica, abbiamo due squadre al comando e sono il Torino e la Juventus con 4 punti, quindi con 3 punti seguono il Napoli, l'Internazionale, il Milan e la Roma, con 2 punti Fiorentina, Perugia e Lazio, quindi Verona, Bologna, Genoa, Foggia, Catanzaro, Sampdoria 1 punto, Cesena 0 punti. Vediamo un attimo la classifica dei marcatori appunto dopo la seconda giornata. 4 reti Graziani del Torino, 2 reti Bettega della Juventus, Clerici del Bologna, Zigoni del Verona, Desolati della Fiorentina, Boninsegna della Juve, Vannini del Perugia, Giordano della Lazio e Savoldi del Napoli. Passiamo allora alla Serie B e sono risultati finali. Ad Ascoli, Ascoli batte Lecce 1-0, ad Avellino, Avellino e Palermo 0-0, a Brescia, Lanerossi Vicenza batte Brescia 3-2, a Cagliari, Cagliari batte Novara 1-0, a Catania, Catania e Rimini 0-0, a Modena, Modena batte Spal 1-0, a Monza, Monza batte Pescara 1-0, a Taranto, Taranto batte San Benedettese 2-0, a Varese, Varese e Como 0-0, a Terni, Ternana batte Atalanta 3-1. La classifica ha 5 punti il Modena, quindi Avellino, Como, Monza, Ternana, Ascoli, Cagliari, Lanerossi Vicenza e Taranto 4 punti, Atalanta, Brescia e Catania 3 punti, Lecce, Pescara, San Benedettese, Rimini, Palermo e Varese 2 punti, Spalle e Novara 1 punto. Vediamo i risultati finali della Serie C, ce n'è uno solo, se in redazione mi ascoltano, mi manca ancora il risultato di Brindisi e Nocerina, avevamo lasciato la situazione in parità, Brindisi 1 e Nocerina 1, grazie. Vediamo il risultato finale di Campobasso. Campobasso batte Benevento 1-0, ecco Cirillo, dunque vi confermo, va bene a Brindisi, Brindisi e Nocerina 1-1, grazie. Gentili ascoltatori, abbiamo così terminata la trasmissione, vi diamo appuntamento tra due domeniche, voi sapete domenica prossima il campionato di Serie A è sospeso per l'incontro internazionale di sabato 16,
Vi ringraziamo per l'attenzione, rivoltaci la più cordiale buonasera a tutti.